Sicuramente abbiamo fatto una buona partita, abbiamo gestito bene le distanze, siamo stati sempre molto corti, molto attenti nel gestire gli equilibri, abbiamo fatto anche delle buone ripartenze e tutto sommato abbiamo fatto in linea generale, abbiamo rischiato poco dietro e abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni europee. È chiaro che giochiamo una squadra sicuramente di categoria superiore ma anche di qualità superiore. Abbiamo pensato prevalentemente di gestire bene la fase di non possesso, poi su quella gestire le ripartenze. L'abbiamo fatto secondo me anche in maniera abbastanza buona, quindi a 7 giorni all'inizio del campionato sono soddisfatto che abbiamo acquisito un discreto, un buono, insomma, ecco, grado di condizione generale. Molta attenzione anche dei reparti, la difesa ha lavorato spesso con grande attenzione, accorciando più che poteva, anche questo deve renderla soddisfatta. Sì, non siamo andati mai a 5, se non quando magari loro ci scavalcavano, quindi meno male, vuol dire che eravamo abbastanza aggressivi con i centrocampisti. Abbiamo lavorato bene con i 5 centrocampisti in mezzo al campo, però questo ci sta, cioè perché, come dicevo prima, creare superiorità in mezzo al campo ti permette di governare meglio la fase di non possesso, dare maggiore protezione alla difesa, poi tanto la velocità di Cerri davanti ci permette anche di ripartire con un solo attaccante centrale. Quindi ecco, in linea generale mi sento di dire che siamo a un buon punto. Con Carpi che nei 90 minuti è uscito anche la distanza, come anche occasioni da rete. Questo però lascia un po' il tempo che trova perché poi quando ci sono i cambi si lascia sempre un po' spazio a delle interpretazioni, cioè poi in campionato non riesce a fare tutti i cambi che abbiamo fatto. Certo. Quindi questo, su questo aspetto qui non la prendo come una cosa, come si dice, ottimale, però vabbè, è importante che abbiamo dimostrato una buona tenuta nel corso dei 90 minuti, non abbiamo sofferto più di tanto, quindi diciamo che è stata una buona gara e di buon auspicio per l'inizio del campionato. Con Lasagna e Pontevia ha segnato un gol importante. Sì, sono contento, facesse sempre così. Certo. Ultima cosa, dal mercato qualcosa deve ancora arrivare, però, eh. Sì, ma aggiunto, lo sa, lo sappiamo bene, ma l'importante è che noi non abbiamo fretta. Anche perché la fretta è cattiva consigliera. No, non scherzo. Sappiamo bene quelli che sono i nostri obiettivi, ce li siamo posti. L'importante è prendere i giocatori da Carpi. C'è gente che viene qui, che ha fame, che ha voglia, che si allinea in pratica con questo gruppo. E questo è un gruppo che lotta dal primo minuto fino all'ultimo. Lavora anche con grande impegno durante tutta la settimana. Poi le qualità tecniche, se ci sono, bene, ma le qualità tecniche possono essere anche benissimo surrogate da quelle, diciamo, di determinazione e di volontà, che non è poco nel calcio, ma soprattutto in un contesto come il nostro. Poi, mister, ha fatto molto piacere dalla tribuna vedere anche un ottimo livello atletico della squadra. A fine partita il Parma camminava, il Carpi correva ancora molto. Però anche qui, ripeto, gli ultimi minuti noi abbiamo fatto tanti cambi, quindi sicuramente abbiamo un buon livello, però dicevo col beneficio di inventario, perché noi abbiamo cambiato 9 giocatori, quindi ecco, questo no, abbiamo cambiati 8. Quindi su questo un punto, come si dice, da non prendere proprio come oro colato. Però sì, abbiamo fatto bene fino alla E fine. poi due note positive, Mbai e Letizia, ottime prove oggi. A me piace andare sul collettivo, non sui singoli, perché i singoli da soli non possono fare nulla. Poi magari se vogliamo dire che questo Mbaye, che è un ragazzo che abbiamo preso adesso, un 95, è una lieta sorpresa, siamo contenti perché noi, se si lavora in armonia, si lavora bene la squadra, anche questi ragazzini che magari sono le prime esperienze in un campionato duro e impegnativo come quello di Serie B, possono trovare la loro giusta dimensione. Però ecco, non andiamo troppo sui singoli perché questa squadra deve giocare la squadra da collettivo, non può fare, nessuno può fare da solo in questa squadra. E De Silvestro una buona amichevole contro un Parma che è sicuramente formazione di alto rango, come ti sei trovato? Ha fatto un buon secondo tempo, soprattutto per mettere minuti nelle gambe. Poi con loro l'intensità è alta, visto che sono di una qualità superiore alla nostra. Però tutto sommato ce la siamo cavata come collettivo molto bene. Le caratteristiche sono notate, velocità, buon tempo sulla palla, insomma hai fatto una buona gara. Sì, dai. Tutto sommato una buona gara, mi aspetto di più, però siamo sulla buona strada. Sì, le mie caratteristiche sono la rapidità e poi il sacrificio ce lo metterò, visto che il mister ne chiede tanto quest'anno. Senti, quali sono le tue ambizioni in questa stagione a Carpi? Niente, io arrivo da una stagione in C con la Reggiana, quindi faccio un passo in avanti, mi metto a completa disposizione del gruppo, un gruppo fantastico. A disposizione del mister,
e niente, mi farò trovare pronto quando ero chiamato in causa. Sì, tra una settimana si comincia a fare sul serio, c'è il campionato, la prima di campionato per il Carpi è una trasferta su un campo tra i più difficili da affrontare in Serie B, quello del Livorno. Come vedi la squadra, come vedi il gruppo? No, noi siamo molto carichi, siamo consapevoli delle nostre qualità e quindi andiamo a Livorno, ci giochiamo la partita e poi quello che viene, sicuramente sarà una prova positiva. Tu sei stato uno dei trascinatori l'anno scorso a Reggiana con 5 reti, hai contribuito a una tranquilla salvezza della squadra di Reggio Emilia, quest'anno fai il salto in Serie B ma subito potresti essere chiamato in causa perché Di Gaudio e Concas sono squalificati e nella batteria di esterni ci siete tu e Massimiliano Gatto. Certo, io infatti sto lavorando duro proprio per cercare di non far sentire la mancanza di due giocatori importanti che sono squalificati e poi farà il mister le sue decisioni. Ti piace svariare su tutto l'attacco, ma soprattutto sei uno che più che la conclusione preferisce cercare il fraseggio anche nello stretto. Sì, è vero. Cioè, mi piace anche andare al tiro e fare gol, però mi piace anche, sono portato di più a giocare con l'1-2 con la squadra. Quindi... Bruciapelo, una partita che vorresti giocare subito, potessi, di questo campionato di Serie B? Ah vabbè, la prima è ovvio, giocare subito e far vedere quello che valgo dall'inizio, quindi...